Monica ha deciso di fare una vacanza da sola in Brasile. Sta passeggiando lungo una spiaggia deserta, quando una creatura marina magica la sorprende. La porta in una grotta sul fondo dell'oceano, prende tutte le sue cose e la lascia lì. Per scappare, Monica deve attraversare uno di tre tunnel. Il primo tunnel è pieno di squali che nuotano ovunque. Il secondo tunnel è infestato da serpenti marini velenosi. E il terzo tunnel ha un relitto di una nave pirata. Quale tunnel dovrebbe scegliere Monica per passare? Dovrebbe scegliere il terzo tunnel. Certo, è una nave pirata, ma è già affondata e non rappresenta alcuna vera minaccia. Anna ha deciso di organizzare una festa in maschera e ha invitato tutti i suoi amici. Due coppie hanno deciso di travestirsi da vampiri, ma una di queste coppie è composta da veri vampiri. Guarda l'immagine, riesci a dirmi quale? È la seconda coppia. Sono vampiri? Non hanno alcun riflesso nello specchio, vero? In una giornata di acqua torbida, Jason si sveglia confuso. Ha sbattuto la testa contro una barriera corallina e si è ritrovato in un altro regno sottomarino. Tre sirene lo accolgono e lo aiutano a ristabilirsi. Quando finalmente apre gli occhi e chiede chi siano, tutte rispondono di essere sua moglie. Guarda l'immagine. Riesci a dire quale sirena sta dicendo la verità? Se guardi da vicino, la terza sirena a destra indossa un anello di conchiglia simile a quello che indossa Jason. Questo deve significare che lei è la sua vera moglie e le altre due sirene mentono. Nella scuola di stregoneria di Ninth, gli studenti si stanno preparando per un test di filosofia. Sono abbastanza bravi a fare magia, ma non hanno sviluppato molto le loro competenze teoriche. La professoressa, la signora Woodland, ha preparato una prima domanda relativamente semplice per loro. Ha chiesto: qual è la frase che ti rende felice quando sei triste e triste quando sei felice? La risposta corretta è: presto finirà. Accidenti! Lo stesso giorno di quel test, Mandalyn ha un esame di pozioni. È estremamente nervosa, poiché non riesce mai a eseguire correttamente gli incantesimi molto difficili. Arriva in classe e l'insegnante ha lasciato alcuni flaconi di pozioni da etichettare. Dà un'occhiata ai flaconi e alle etichette. Riesce a dire quale flacone corrisponde a quale etichetta? Il nostro primo indizio si trova nelle bottiglie stesse. La prima bottiglia contiene la pozione congelante, che ghiaccia qualsiasi cosa con cui entri in contatto. La seconda bottiglia contiene una pozione per rendere le persone più forti. La terza bottiglia fa sentire male le persone. Che schifo! La quarta bottiglia è quella per trovare l'amore eterno. E l'ultima bottiglia con la rana serve a trasformare le rane in principi. Mi piacciono molto queste pozioni. Il giorno della laurea di Amy, sua madre le presenta alcuni scapoli idonei. Vuole davvero che sua figlia trovi un nuovo amore, dato che di recente ha rotto con il suo fidanzato del college. Parla con i ragazzi, i quali dicono tutti di essere in formazione per diventare piloti di aereo. Ma lei capisce che uno di loro sta mentendo. Come può saperlo? Guarda il primo ragazzo. Indossa gli occhiali, il che significa che non può essere un pilota. I piloti devono avere una vista perfetta. James, padre di quattro figli, va al lavoro, lasciando una banconota da $50 sul tavolo della cucina per la sua figlia maggiore Quinn per andare a fare la spesa. Quando torna a casa, non c'è cibo. Quinn dice che non è riuscita ad andare a fare la spesa perché non ha trovato soldi. James chiede agli altri tre figli di scendere e li interroga. Beverly dice di aver visto i soldi sul tavolo, ma di non averli toccati. Kenneth dice di aver aperto la finestra e messo i soldi sotto il libro affinché non volassero via. Owen dice di aver messo la banconota dentro il libro, tra le pagine 57 e 58. Sai dire chi sta mentendo?
Owen sta mentendo. Non può mettere i soldi tra le pagine 57 e 58, perché sono i due lati della stessa pagina. Cindy stava giocando con la sua macchina del tempo, quando aprì un portale verso un'altra dimensione. Il portale la portò in una casa di uno stregone nel mezzo del nulla. Lo stregone era così potente che chiuse il portale di Cindy e lei rimase bloccata lì. Lo stregone propose di fare un gioco. Disse che aveva due carte in mano, una che diceva libera e un'altra che diceva resta. Cindy poteva sceglierne solo una. Se prendeva quella con scritto libera, sarebbe tornata a casa. Se sceglieva quella con la parola resta, sarebbe rimasta per sempre. Ma lo stregone era un tale imbroglione che cambiò entrambe le carte con resta. Tuttavia, Cindy riuscì a liberarsi dallo stregone, battendolo al suo stesso gioco. Come ha fatto? Cindy aveva previsto cosa avrebbe fatto il mago, quindi appena prese la prima carta, la gettò nel fuoco, dicendo che era stato un errore. In questo modo, il mago avrebbe dovuto mostrarle che la carta rimanente era resta, il che significava che quella che aveva bruciato doveva essere la carta con scritto libera. Ben fatto, Cindy! Dopo il naufragio, Colton si ritrovò su un'isola deserta. Per fortuna, aveva ancora con sé le sue pillole. C'erano due pillole blu e due rosse. Doveva prendere una pillola rossa e una blu, ma la sua vista era stata gravemente compromessa dopo il naufragio, quindi Colton non riusciva a distinguerle. Non c'era nessuno intorno per aiutarlo. Come poteva farcela? Colton doveva dividere ciascuna delle quattro pillole a metà e mangiare quattro metà di ciascuna. In questo modo avrebbe preso esattamente una rossa e una blu. La settimana scorsa, Sofia ha partecipato al tanto atteso ballo in maschera della città. Ha deciso di sfoggiare la collana di diamanti vintage di sua madre, ma durante l'evento ha notato che la collana era sparita. Ha chiamato subito un investigatore privato e gli ha chiesto di recuperare la sua collana di diamanti, a qualunque costo. Molto rapidamente l'investigatore ha raccolto tre sospetti. Kate, quello con la maschera blu, dice di aver passato la maggior parte della serata in giardino. Bianca, con indosso la maschera verde, insiste che si trovava in bagno quando si è verificato il furto. Jake, con la maschera d'argento, dice di aver notato che la collana di Sofia mancava solo dopo essere tornato dal bar. L'investigatore capisce subito chi sta mentendo e recupera la collana di diamanti. Sei riuscito a capirlo anche tu? Come ha fatto Jake a sapere il momento esatto in cui la collana è scomparsa? Deve essere stato lui. Inoltre, dà un'occhiata alla sua tasca. Sembra che ci sia un oggetto a forma di triangolo lì dentro, non ti pare? Una di queste ragazze ha un animale domestico a casa. Riesci a dirmi quale? È quella al centro. Ha graffi su tutto il braccio.